davvero una grande festa della musica, dell'arte, della cultura, quella che ha animato e vivacizzato per ore il Parco delle Arti Musicali alle Torri Montanare, suggestiva cornice del primo significativo appuntamento, la Notte del Parco, organizzata dall'Estate Musicale Frentana nell'ambito della Festa Europea della Musica. Attività e performance artistiche iniziate dalle 16 del pomeriggio e andate avanti fino alle 4 del mattino dello scorso 21 giugno. Una vera e propria maratona che, stando ai commenti di protagonisti, partecipanti e di chi ha scelto di incamminarsi lungo questo originale e affascinante percorso, non ha registrato momenti di noia, forse un po' di comprensibile stanchezza superata grazie alle molteplici espressioni artistiche. I concerti a Piazza d'Armi, le note coinvolgenti che si sono levate dalle sale interne con musicisti e artisti molto diversi che hanno dato prova della loro arte e della loro bravura. Performance teatrali con rappresentazioni che hanno catturato l'attenzione e la curiosità dei numerosi visitatori. E poi il racconto, le fiabe e la poesia, con una nutrita partecipazione di poeti e scrittori che sono riusciti a strappare applausi anche alle 3 del mattino. Una vera e propria festa della cultura e non solo, un fine settimana caratterizzato dal bello e dal buono grazie alla collaborazione del FAI di Lanciano e all'iniziativa denominata Per l'Age, che ha visto il coinvolgimento dei ristoratori del centro storico e della cantina Eredile Gonziano. Un evento capace quindi di promuovere il territorio con efficacia e con i giusti strumenti. Certo, è la prima edizione e forse ci saranno cose da cambiare, da migliorare, come accade sempre nelle prime esperienze, anche se questa può definirsi senz'altro riuscita, come ha sottolineato il presidente dell'Estate Musicale Frentana, Omar Crocetti, che fin dall'inizio della sua presidenza ha lavorato senza tanti clamori, in silenzio e senza lasciarsi scoraggiare dai problemi e dalle difficoltà, legati soprattutto alle sempre più scarse risorse, e ora si dice soddisfatto per il positivo risultato della Notte del Parco. È stata una ottima e grande esperienza, perché è stata anche una prima esperienza per noi. Dire il vero, l'Estate Musicale Frentana da ormai 6 anni attuava la Festa Europea della Musica con altre 350 piazze europee, però questa volta abbiamo voluto arricchire proprio per dare valore al posto che ci ospita, che è il Parco delle Arti Musicali, con la partecipazione quindi di Per l'Age, una manifestazione che era già consolidata sul territorio, quindi importandola nell'ambito della Festa Europea della Musica. E poi abbiamo continuato questa operazione della conoscenza del parco con l'inserimento della Notte del Parco, una kermesse che ha visto il giorno 21 di giugno, che è la Festa Europea della Musica, il giorno della Festa Europea della Musica, i nostri live presenti qui nel Parco delle Arti Musicali, con una serie di interventi artistici, quindi live, che riguardavano sia la poesia, sia il teatro e quindi chiaramente anche la musica. Un'esperienza importante che ci ha fatto capire quanto sia stato decisivo far conoscere questa struttura e che questa struttura possa avere la possibilità di lavorare durante tutto quanto il resto dell'anno, indipendentemente dalla formazione che noi facciamo nell'ambito dell'Estate Musicale Frentana con i ragazzi che vengono da tanti paesi esteri e italiani che vengono qui a fare formazione orchestrale. Quindi questo è stato un esperimento che ci ha fatto comprendere quanto sia stato importante dare l'inizio a questa manifestazione, che sicuramente ripeteremo, sperando che questa istituzione riesca ancora a portare il suo livello culturale, che ha ormai da 44 anni, anche per gli anni futuri, date le difficoltà in cui viaggiamo, per le difficoltà tecniche, il raggiungimento di obiettivi con difficoltà per i fondi che sono sempre più scarsi da questo punto di vista. Com'è la situazione? La situazione non è rotta, in maniera più assoluta. Questa è stata un'istituzione che dal 2010, anno del fallimento quasi, è stata da sola in grado di recepire e di contattare e di avere fondi. Quindi siamo stati l'unico ente italiano a prendere dei fondi europei per un determinato settore e abbiamo pagato i debiti con quello e abbiamo rafforzato tutta l'attività culturale di questa istituzione che è arrivata adesso più che mai, anzi ora più che mai, ai vertici della formazione orchestrale nel mondo,
i riconoscimenti, 11 riconoscimenti ministeriali parlano chiaro per questi ultimi 6 anni di attività. Però l'attività è sempre deliberata dal fatto che è assolutamente difficile poter fare attività culturale e artistica senza dei fondi adeguati, e la regione in questo senso non ci è stata vicina, come ad esempio i nostri sponsor, quindi la banca e il fondo unico per lo spettacolo che siamo riusciti a attivare. Quindi la regione ha un debito grande con noi, che è quello del decreto che non ci arriva nei modi e nei tempi in cui dovrebbe arrivare. È una situazione difficile che speriamo che la regione metta subito in cantiere una nuova legge regionale oppure una nuova erogazione dei fondi, che sono per noi molto 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 importanti. Cerchiamo di lavorare per questo. Riusciremo a portare avanti questa stagione, credo e penso e spero, ma poi dovremo fare conti con tutta una serie di legislature nuove e di fondi che devono arrivarci, che ci daranno la possibilità evidentemente di contribuire e ancora continuare l'attività artistica che da 44 anni contraddistingue questa grande istituzione regionale, che è l'unica istituzione didattica e informativa internazionale della nostra regione. Ecco, tornando agli appuntamenti musicali, il prossimo. Allora, la festa musica del Ventana, come dicevamo prima, è iniziata con i migliori auspici, con questa manifestazione di cui parlavo prima. Adesso invece ci sono tutte le attività dell'estate musicale Ventana, che inizieremo fra qualche giorno con i di Rotta su Cuba, che faranno uno stage per noi, e quindi verranno a parlare della musica degli anni Ottanta. Tutte le attività che noi facciamo, concertistiche, sono legate a una prestazione, chiamiamola così, prima didattica e formativa. Nulla può essere fatto se non ha un fondamento didattico in questa istituzione, e continuerà ad esserlo evidentemente per i prossimi anni, spero, almeno fin quando ci sarà la mia presenza. E poi inizierà la nostra grande attività. Ci tengo molto a dire che quest'anno siamo l'unica istituzione didattica che è stata chiamata a Ravello Festival. Ravello Festival, che è il festival più importante della nostra Italia. La nostra orchestra sarà presente l'11 luglio lì con il nostro direttore artistico, che dirigerà la 488 di Mozart. Siamo molto contenti. Quindi Ravello Festival e poi le nostre grandi orchestre, la nostra Big Band, con il concerto di chiusura che vedrà un grande direttore Scimone, che verrà a fare a preparare, a dirigere la settima di Beethoven il 10 agosto come tradizione. Questa è la parte estiva. Poi speriamo che ci siano tutti quanti i presupposti per andare avanti nell'attività e continuare il percorso didattico, formativo e concertistico che ci vedrà protagonisti dopo la pausa dedicata alle feste di settembre. Quindi da ottobre saremo ancora nuovamente pronti con la parte didattica, formativa e concertistica per chiudere questo 2015, che spero che si sia aperto con, anzi sono sicuro che si sia aperto con gli auspici migliori, ma dobbiamo cercare di capire se saremo in grado noi e i nostri partner, enti istituzionali, di portare avanti questa grande istituzione e tutte le attività artistiche collegate. Un auspicio, una speranza per il futuro.